Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessandra Pucci e lavoro per la direzione Sistemi Naturali della città metropolitana di Torino. Oggi ci troviamo qui con il dottor Daniele Seglie per un primo incontro formativo informativo sul progetto Life in Subricus, che è un progetto iniziato da pochi mesi che andrà avanti fino al 2026. E che ha come obiettivo la tutela del Pelobate fosco in subrico, che è un piccolo anuro endemico delle regioni settentrionali dell'Italia, in particolare delle aree planiziali e di collina. Si tratta di un anfibio che vive prevalentemente interrato e che quindi molto difficilmente si riesce ad osservare in natura. Questo è il periodo, diciamo, più propizio perché alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera, con l'aumentare delle temperature e della piovosità, il pelobate si sposta per raggiungere i siti di riproduzione, un po' come fanno anche molti altri anfibi. Al sito di riproduzione, ovviamente, il pelobate si accoppierà con un maschio o con una femmina e deporrà le ovature nell'acqua. Non vi anticipo il resto perché il dottor Seglie ci farà una panoramica, insomma, approfondita sia sulla biologia della specie, sia sulle minacce a cui questa specie è sottoposta e sulle azioni concrete di conservazione che il progetto LIFE si propone di realizzare. Il LIFE, come forse sapete, è uno strumento finanziario dell'Unione Europea che ha come obiettivo la tutela di ambienti e specie tipiche, diciamo, del nostro continente che sono inserite nella direttiva Habitat, cioè in quella che è un po' la colonna portante della politica, della strategia di conservazione della natura a livello comunitario. Questo progetto, come vi dicevo, è iniziato già da alcuni mesi e andrà avanti fino al termine del 2026. Viene portato avanti come ente capofila dal Parco del Ticino Lombardo. Partecipano però al progetto molti altri enti come partner beneficiari associati, che sono sia parchi della regione Piemonte, il Parco del Po Torinese, il Parco del Ticino Lago Maggiore, il Parco Paleontologico dell'Astigiano. La città metropolitana di Torino, che non è ovviamente un ente strumentale della regione Piemonte come gli altri parchi, ma comunque in gestione 8 parchi, riserve naturali regionali e una serie di siti Rete Natura 2000 disposti appunto sul territorio della città metropolitana. Sempre all'interno del gruppo, diciamo, di progetto ci sono poi dei partner invece lombardi, oltre al Parco del Ticino che come dicevamo fa da capofila. Il parco Pineta e anche come dire, dei supporter esterni che fanno da cofinanziatori come la Fondazione Cariplo e la SNAM Rete Gas. Oltre a questi che sono, diciamo, enti istituzionali, al progetto partecipano come partner anche 2 realtà private che sono l'Istituto Delta di Ecologia Applicata e la società cooperativa Eleade, di cui il dottor Segli appunto fa parte. A loro, diciamo, sono demandati contenuti più tecnici, più specialistici, no? Di tutta la progettazione che è stata realizzata. Vedo che oggi siamo moltissimi in collegamento, evidentemente il tema è interessante, forse proprio anche perché questa specie è difficilmente contattabile, quindi l'occasione di parlarne e di poter osservare delle foto non è comunissima. Fra noi ci sono alcune guardie ecologiche volontarie della città metropolitana di Torino che hanno aderito al progetto, hanno dato la loro disponibilità per effettuare le azioni di monitoraggio e immagino ci siano molte altre persone interessate a partecipare alle attività che verranno svolte appunto già insomma, a breve, perché il periodo di riproduzione nei siti di pianura soprattutto è già iniziato e inizierà tra pochissimi giorni nei siti di collina, sono in quota leggermente più elevata. A me pare di avervi detto tutto quello che era necessario per questa introduzione, quindi lascerei la parola al dottor Seglie.
Grazie Alessandra. La giornata di oggi nasce un po' per dare alcune informazioni appunto sul progetto, sulle specie che si trovano insieme al pelo batefosco e sulla conservazione degli anfibi, soprattutto per chi è interessato, ma anche per chi ci ha dato una mano e ci darà una mano nel monitoraggio, le guardie ecologiche volontarie, i volontari, gli erpetologi interessati. E inizia con una prima parte che è relativa proprio al pelobate e alla nascita del progetto LIFE. Comincio a condividere la presentazione. Dovreste appunto vedere la presentazione, la prima slide del progetto in Subricus. Come vi dicevo, inizierei a parlarvi proprio del protagonista di questo progetto, che è il pelobate fosco, che è un piccolo rospetto, che vive, endemico della pianura padana e che è di elevatissimo interesse conservazionistico proprio per la sua rarità e il suo velocissimo declino a livello italiano. Come vi ha già detto Alessandra, questi sono i partner del progetto Life in Subricus, che vede coinvolti tutte le zone di presenza del pelobate dell'Italia nord-occidentale, quindi comprende tutti i siti di presenza attuale, ma anche i siti di presenza storica. Il pelobate fosco è un rospo dalla forma globosa con questa caratteristica colorazione chiara delle macchie più scure nonché delle macchioline rosse. Un'altra particolarità di questa specie rispetto agli altri anfibi che vivono in Italia, in particolare quelli della pianura padana, è la pupilla verticale. Infatti la pupilla verticale, è tipica di questa specie, è l'unica con la pupilla verticale, mentre tutte le altre specie di anfibi presenti in pianura padana hanno una pupilla orizzontale. Poi vedremo appunto nella seconda parte della presentazione, un pochino il riconoscimento della biologia di tutte le altre specie che si possono trovare, insieme al pelobate, perché una delle attività principali del progetto è anche il monitoraggio, di questa specie. Cioè, durante il monitoraggio si possono incontrare queste altre specie di anfibi. Questa è un'altra immagine del pelobate fosco. Adesso proverò a farvi sentire il canto di richiamo. Diciamo che tutti gli anfibi anuri emettono un canto di richiamo. I maschi cantano nel momento di riproduzione per attirare le femmine al sito di riproduzione. Nel caso del pelobate è particolare questo canto perché è emesso sott'acqua, quindi normalmente non lo si sente a orecchio nudo, ma bisogna utilizzare un idrofono per poter ascoltare il canto. Solo unicamente se l'animale, il maschio, sale in superficie e canta è possibile sentire questo debole canto all'esterno. Adesso provo a farvi sentire il canto. Probabilmente non si è sentito perché era molto debole. Comunque una sorta di clock 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 che si ripete a intervalli di 3-2 richiami e che serve appunto al maschio per attirare le femmine. Normalmente questo avviene all'inizio della stagione riproduttiva. Gli anfibi in genere si muovono verso lo stagno per riprodursi a inizio primavera. Ed è in questo momento in cui avviene il monitoraggio, che consiste nel costruire delle barriere attorno allo stagno di riproduzione. Gli individui vanno verso lo stagno per riprodursi, trovano la barriera,
la seguono e cadono in delle trappole a caduta che sono messe a filo del terreno e che permettono poi all'operatore di controllarle, di contare gli animali, verificare lo stato di salute, prendere delle misure morfologiche e poi rilasciarli dalla parte opposta della barriera, quindi verso il sito di riproduzione. Finita la riproduzione, gli animali escono dal sito acquatico per condurre vita in ambiente terrestre. In questo momento vengono di nuovo catturati e quindi si ha un doppio riscontro tra entrate e uscite. Si può stimare l'entità della popolazione con certezza, quindi si sa esattamente di quanti individui adulti è composta la popolazione riproduttiva. Qua nella slide vedete una serie di immagini che vi fanno vedere appunto la pupilla verticale, come vi ho già detto, e in basso un'altra particolarità unica del pelobate fosco, cioè il girino estremamente grande. Raggiunge anche e supera i 10 centimetri ed è un caso unico tra gli anfibi della pianura padana. In alto vedete un giovane già al punto di metamorfosi con le quattro zampe formate. Quindi al momento dell'uscita dall'acqua l'animale è già qualche centimetro e quindi ha una certa dimensione anche più meno a rischio di essere predato. In più, un'altra caratteristica che rende il pelobate particolare è la possibilità di infossarsi, cioè di scavare dei piccoli tunnel dove trascorre i periodi più secchi della fase terrestre. E questa è una particolarità unica del pelobate fosco, infatti è l'unico anfibio che riesce a scavare attivamente dei piccoli tunnel. Gli altri anfibi normalmente utilizzano dei cunicoli o delle tane o degli anfratti già esistenti, invece il pelobate fosco riesce appunto con le zampe posteriori a scavare un buchetto. Le zampe sono provviste di un tubercolo ingrossato e duro, che è anche chiamato vanga, da cui il nome di questo rospetto, rospo della vanga. L'altra caratteristica utile anche per il monitoraggio è proprio la forma e la dimensione di queste macchie. Infatti, ogni individuo ha delle macchie individuo specifiche, un po' come le impronte digitali, per cui fotografando l'animale, il dorso dell'animale, è possibile riconoscere individualmente l'animale. Questa era una delle tecniche che si utilizzava in principio per il monitoraggio del pelobate fosco. Attualmente nel progetto Life in Subicus utilizzeremo invece dei microchip che sono simili in tutto e per tutto a quelli utilizzati per gli animali domestici, cani e gatti, sono di dimensioni minore e permettono di essere inseriti sotto pelle nel dorso dell'animale. Poi c'è un lettore che legge il codice numerico individuale, quindi semplifica il riconoscimento dell'individuo. In più il vantaggio di questi chip è che durano tutta la vita dell'animale, che di solito è 5-6 anni, qualcosa di più anche, e quindi mettendo il chip su un giovane appena metamorfosato è possibile poi seguirlo negli anni, stimare i tassi di mortalità, ma fare degli studi anche molto utili dal punto di vista di conservazione, cioè capire se questo animale si sposta da un sito all'altro e quindi cambia sito di riproduzione oppure è fedele al sito dove è nato. In molti casi, negli anfibi, come anche nel pelobate fosco, di solito l'animale torna nel sito dove è nato, quindi dove ha avuto lo sviluppo larvale, dove ha completato la metamorfosi. Questo è un classico ambiente, un habitat riproduttivo del pelobate fosco. Si tratta di acquitrini o stagni, di solito di grandi dimensioni, proprio perché devono ospitare queste larve molto grandi, ben esposti al sole con una ricca vegetazione acquatica. Ma diciamo la caratteristica chiave di questi ambienti è il fatto che asciugano in periodo estivo. Infatti, tutte le popolazioni, le ultime popolazioni conosciute del pelobate fosco, vivono in ambienti temporanei, cioè in ambienti acquatici che asciugano in estate. Questo
principalmente dovuto al fatto che in questi ambienti non si può instaurare una fauna ittica, cioè i pesci non possono sopravvivere, e i pesci sono forti predatori delle larve di anfibi, in particolare di quelle del pelobate. Non solo i pesci, ma anche molti macroinvertebrati predatori vengono ridotti negli ambienti temporanei, come le larve di libellula biennale o le larve di Ticidi. Quindi tutti questi fattori fanno sì che gli ambienti temporanei siano particolarmente ottimali per il pelobate fosco. La mappa che vedete riporta la distribuzione già di qualche anno fa, del 2006, del pelobate fosco in Italia. Questa era una situazione appunto già che evidenziava la rarità e il declino, infatti tutti i pallini piccoli rossi indicano popolazioni confermate, quindi già nel 2006 la situazione non era rosea per il pelobate, c'erano poche stazioni confermate in tutta Italia, perché la pianura padana, diciamo, è l'unica area di presenza del pelobate in Italia, e già quindi si erano ridotti molto i siti a partire da quando vi erano le conoscenze distributive su questa specie. In questi mesi si sta aggiornando l'Atlante italiano di distribuzione degli anfibi e dei rettili d'Italia, appunto, e purtroppo la situazione del pelobate è ulteriormente peggiorata. Infatti si possono stimare a circa 10 le aree di presenza, i siti riproduttivi di pelobate attualmente noti in Italia, e sono tutti concentrati tra Piemonte e Lombardia. Infatti in Veneto e in Emilia-Romagna ci sono pochissimi siti, solo uno in Veneto confermato e uno in Emilia-Romagna di cui si hanno dati recenti. Quindi questa carta mostra in effetti come lo stato di conservazione del pelobate sia estremamente critico, tant'è che l'unica specie di anfibi per cui la comunità europea, diciamo, ha inserito l'asterisco prioritario nelle liste di conservazione. Ed è anche uno dei motivi per cui si è deciso di agire in fretta con Life in Subicus su questa specie. In questa slide, ad esempio, vedete la situazione in particolare in Piemonte con gli ultimi siti confermati, proprio a testimonianza come il numero di popolazioni sia estremamente ridotto, ed è in Piemonte dove c'è il maggior numero di popolazioni, e solo in 4-5 aree c'è una conferma appunto recente della presenza della specie. Sono tutte le aree poi inserite nel progetto Life in Subricus. Perché c'è stato questo declino così rapido del pelobate fosco? Beh, proprio è legato al fatto che questa specie era una specie planiziale legata soprattutto alle aste fluviali, quindi l'ambiente più idoneo per il pelobate fosco sono le aste fluviali, in particolare tutte le aree golenali o i rami temporanei del fiume che si allagavano in primavera e poi asciugavano in estate. Nella pianura padana fiume principale, il Po, dove il pelobate era sicuramente diffuso fino a 30-40 anni fa, e invece oggi è quasi scomparso, anzi le popolazioni lungo il Po sono praticamente non più confermate. Perché il Po, ma non solo, siamo in genere i grandi fiumi, hanno subito negli anni una forte pressione sia agricola che urbana che industriale, che ha ridotto molto le aree di espansione, le aree naturali. Questa è un'immagine, una sovrapposizione di immagini storiche nella zona di Cremona del Po, in cui si vede tutta una serie di lanche, rami morti, zone esondabile estremamente ampia, che negli anni ha subito una riduzione fortissima. Questa è la stessa zona, più o meno in scala, in cui si vede come le aree perifluviali sono quasi scomparse, è rimasto unicamente il fiume e dei piccoli lembi di boschi planiziali circostanti. In più sono scomparsi quasi del tutto gli ambienti temporanei, sono rimaste magari lanche perenni o
laghetti, peschiere perenni, ma tutti gli ambienti esondabili con langhe, acquitrini e pozze sono completamente scomparse. In più, nelle aree fluviali, il numero di specie aliene, quindi che sono state introdotte dall'uomo e che non erano presenti da noi, sono innumerevoli e di solito creano enormi danni alla fauna autoctona, cioè alla fauna nativa. Questo è sempre, rappresenta una ortofoto del Po poco più a valle. Anche in questo caso si vede come emblematica l'assenza di aree naturali limitrofe al fiume. E quindi in tutte queste aree sono sparite quasi tutte le specie che erano originariamente presenti. Teniamo infatti presente che le aste fluviali invece, originariamente non regimentate, non antropizzate, possono ospitare quasi tutte le specie potenziali in una determinata area. Ne è un esempio il fiume Tagliamento, che è un fiume uno dei meglio conservati in Italia, e in quest'area sono presenti tutte le specie di anfibi possibili, perché ci sono tantissimi ambienti molto diversi, dalle zone più effimere alle zone più perenni, che permettono la sopravvivenza di tutte le specie. Diciamo che il progetto Life in Subricus è nato a partire, l'idea è venuta a partire da un altro progetto condotto dal Parco del Ticino Lombardo, col supporto di Fondazione Cariplo e della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, attuato nella zona delle paludi di Arsago. Perché le paludi di Arsago, che sono situate nella zona a nord di Malpensa? Perché dai primi monitoraggi effettuati nell'area è emersa una peculiarità per il pelobate che non era nota in tutte le altre aree. Per esempio, in questo, diciamo, grafico è evidenziata in questo grattacielo che vedete qua, è il numero di pelobati trovati in una sola stazione nelle paludi di Arsago nel 2013, mentre tutte le altre sono dati di altre popolazioni note in precedenza in tutto il resto del Piemonte. E quindi, mentre fino al 2013 la popolazione più grande nota era intorno ai 250 individui, mentre tutte le altre erano popolazioni più piccole, composte da 10, 30, 100 individui, nel 2013, grazie a un monitoraggio effettuato nelle paludi di Arsago, in un solo sito sono stati catturati oltre 1700 adulti. Quindi ha fatto subito capire questo dato che all'interno delle paludi di Arsago c'erano delle condizioni ecologiche ottimali per il pelobate fosco, ottimali per le popolazioni, e quindi c'era l'occasione di capire quali fossero le condizioni ottimali per il pelobate e cercare di replicarle anche altrove per migliorare lo stato conservazionistico del pelobate. Questo progetto, appunto preliminare, che è stato attuato, aveva azioni di monitoraggio, ma anche azioni concrete di ripopolamento per aumentare l'abbondanza nei nuclei isolati e anche interventi migliorativi delle zone umide a partire proprio dalle popolazioni dove il pelobate è il risultato più abbondante, cioè cercare di replicare le caratteristiche ecologiche dei siti migliori per il pelobate nelle altre zone umide. Per quanto riguarda il monitoraggio, come vi accennavo, la tecnica principale è quella di circondare l'intero sito riproduttivo con una barriera alta una cinquantina di centimetri interrata nel terreno. A lato di questa barriera vengono posizionati dei secchi che funzionano da trappole a caduta e gli animali, cercando di andare verso il sito di riproduzione, cadono, seguono la barriera e cadono nei secchi dove un operatore, sia la sera che la mattina, può contarli, misurarli, verificarne lo stato di salute, nonché ottenere altre informazioni utili per la conservazione, come per esempio le dimensioni, se vengono marcati è possibile anche capire il tasso di sopravvivenza e altre informazioni. Questo è uno dei siti, il sito principale, quello dei 1700 adulti, tutto
circondato dalla barriera. Dalla foto si vede una cosa interessante: la barriera è stata messa a inizio stagione e il sito era completamente asciutto. Questo a testimonianza del fatto che il Pelobate utilizza zone umide temporanee. Poi in primavera, con le piogge, questi siti si allagano completamente e ospitano una popolazione rigogliosa di Pelobate fosco. Questo è un dettaglio della barriera con le trappole a caduta. E questo è un altro dato interessante emerso dal monitoraggio, ovvero il numero di giovani, diciamo, prodotti dalle popolazioni, nel senso che il monitoraggio può essere continuato anche nel periodo in cui le larve raggiungono la metamorfosi, quindi i girini diventano rospetti ed escono dal sito ed è possibile conteggiarli. Questo ci dà un'informazione molto interessante sul numero di giovani nati per ogni sito, rapportati anche al numero di adulti, in particolare di femmine, giunti nel periodo della migrazione riproduttiva. E una cosa interessante, per esempio, è che non tutti i siti funzionano nello stesso modo. Ci sono siti magari con un minor numero di adulti che però riescono a produrre, per esempio in questo caso, 1.400 giovani, e siti invece con molti adulti, 243 femmine, 406 maschi, che comunque producono un numero di giovani limitato rispetto al sito con solo un centinaio di adulti. Questo vuol dire che le caratteristiche ecologiche del sito influiscono moltissimo sul successo riproduttivo. Gli studi condotti negli anni hanno proprio dimostrato questo, che per la sopravvivenza del pelobate fosco, è necessario che il sito acquatico sia ottimale. Non è tanto il problema, la mortalità a livello di adulti o di giovani in fase terrestre, ma la caratteristica chiave è proprio il sito acquatico. Se il sito acquatico funziona bene per il pelobate, allora la popolazione è vitale. E questo, per esempio, è un giovane pelobatino marcato con un'altra tecnica, che è quella di impiantare un elastomero fluorescente sotto pelle. In questo caso vedete un piccolo baffo illuminato con raggi UV che risalta, e in questo caso noi abbiamo, nel caso del progetto, abbiamo marcato tantissimi neometamorfosati, migliaia e migliaia, con questo elastomero, e questo ha permesso poi gli anni successivi, durante il monitoraggio, contare gli individui sopravvissuti e quindi stimare il tasso di mortalità che questi animali hanno in fase terrestre. L'altra azione molto importante per il pelobate fosco è l'azione di ripopolamento, che è stata condotta utilizzando una tecnica di allevamento in semicattività delle larve all'interno di gabbioni posizionati all'interno dei siti riproduttivi. Cosa succede? Le ovature vengono trasferite all'interno di queste gabbie dove possono crescere in condizioni protette, quindi al riparo dai predatori. La tecnica prevede appunto la cattura di alcune coppie che vengono messe nel sito di riproduzione, ma in condizioni di semicattività a riprodursi. L'ovatura prodotta da queste coppie, che di solito è un'operazione abbastanza rapida, nel giro di una o due notti la coppia depone l'ovatura. L'ovatura viene spostata subito all'interno di queste gabbie poste nel sito di presenza del pelobate, e all'interno di queste gabbie le larve iniziano a svilupparsi. Vedete alcune immagini di queste fasi. In particolare a destra c'è un'immagine in cui si vedono le larve appena schiuse di pelobate fosco, e in questa immagine si vede come le larve comincino ad accrescersi all'interno della gabbia. In queste gabbie si può raggiungere delle densità molto elevate proprio perché sono delle gabbie che comunicano col sito esterno, e quindi il volume d'acqua considerato può essere considerato quello dell'intera zona umida. Fosse larve allevate in acquario o in contenitori, ovviamente non si potrebbe raggiungere delle densità così elevate. E successivamente le larve vengono rilasciate a stadi diversi,
proprio comunque per non raggiungere delle densità eccessive nelle gabbie, in quanto ogni ovatura di Pelobate di solito ha all'interno 2000 embrioni, quindi potenzialmente 2000 larve. Il salvataggio, quindi l'allevamento in semicattività di queste larve all'interno delle gabbie, permette di rilasciare poi all'esterno girini più grandi e quindi meno sensibili ai predatori che facilmente raggiungono la metamorfosi nel sito esterno. Un certo numero di larve vengono mantenute nella gabbia e cresciute e nutrite fino quasi al momento della metamorfosi, garantendo comunque un certo successo riproduttivo a una parte della popolazione. L'ultima parte di questo progetto era anche quella degli interventi. Gli interventi che prendevano un po' spunto dalle caratteristiche ecologiche dei siti migliori risultanti dal monitoraggio, quindi siti che danno un maggior successo riproduttivo, sono probabilmente quelli che hanno una vocazionalità ecologica, quindi sono ottimali per la specie e quindi sono stati presi un po' ad esempio per gli interventi. E diciamo che l'intervento principale, che è stato elaborato poi anche con fasi sperimentali, diciamo un pochino più non ancora definite a livello progettuale, è quello di strutture di regolazione dei livelli delle zone umide, chiuse, ma chiuse che possano permettere un po' di regolazione dei livelli. Quindi con una serie di prove di rilievi, insomma, anche con la livella per vedere quali siano le condizioni di allagamento migliore per la zona umida, abbiamo progettato delle chiuse specifiche che poi verranno ancora migliorate nel progetto Life in Subricus, ma che senza entrare nei dettagli non solo permettono di regolare come una chiusa normale il livello massimo dello stagno, ma permettono anche di regolarlo nelle fasi successive. Quindi permettono di tenere la zona umida allagata al massimo nel momento della deposizione, perché maggiore è il volume di acqua nel momento della deposizione delle uova, maggiore è il successo di schiusa, perché non si concentrano né predatori né competitori. E poi man mano il livello può essere abbassato fino ad agosto, quando poi le larve sono già uscite dallo stagno. Ed è importante, come vi dicevo, mandare in asciutta completa lo stagno nel periodo di agosto, settembre, ottobre, perché un periodo di asciutta riduce tantissimo i predatori e i competitori del pelobate fosco, perché in quel momento il pelobate non ha bisogno dell'acqua nello stagno. Le larve hanno abbandonato lo stagno, gli adulti sono nel bosco in dispersione, per cui non è necessario che ci sia acqua all'interno del sito. Qua alcuni esempi degli interventi, come vi dicevo, delle chiuse di regolazione che verranno poi installate anche nel progetto Life in Subricus. Quindi il progetto Life in Subricus è nato, come vi dicevo, a partire da questo progetto, ma su una scala più larga, e quindi ha incluso diverse aree protette, quasi tutte, cioè, quelle di presenza in Italia del Pelobate. Abbiamo solo escluso le zone più orientali, quelle del Veneto, perché ci sono già interventi di conservazione nell'unica popolazione rimasta, e in più questa popolazione è particolare a livello anche di habitat, sono ambienti un po' diversi da quelli nostrani, sono ambienti retrodunali, mentre tutto il Piemonte, la Lombardia, tutta l'Italia occidentale invece utilizza principalmente due tipologie di ambiente: gli ambienti fluviali, gli stagni temporanei e le zone moreniche, come quelle delle paludi di Arsago, che hanno tantissime aree umide temporanee. Il Life in Subricus, appunto, mira a favorire le popolazioni di pelobate e, diciamo, ad aumentare notevolmente l'abbondanza delle popolazioni grazie a questi interventi principali di ripopolamento e
interventi concreti di o creazione di zone umide o installazioni di strutture per il regolamento del flusso dell'acqua, dei livelli e anche azioni di ripopolamento. Prende, come vi dicevo, in esame tutte le aree di presenza attuale storica del Pelobate nell'Italia nord-occidentale, diverse aree protette. Quindi qua giusto una carrellata veloce, abbiamo la zona di Asti, la zona di Poirino, l'asta della Dora, dove ci sono ancora delle popolazioni, tutto l'anfiteatro morenico di Ivrea, dove appunto vi dicevo ci sono il numero di popolazioni più alte in Piemonte, l'asta del Ticino piemontese a Cameri, dove sopravvive un'ultima popolazione di Pelobate, questo nucleo qua, che sono proprio le paludi di Arsago, è una popolazione isolata qua nella pinetta di Appiano Gentile. E quindi sono previsti interventi e monitoraggi in tutte queste aree. Ovviamente non sincrone perché l'area è molto grande. Per esempio, quest'anno il monitoraggio inizia nelle zone di Poirino, di Saluggia, nella zona della morena destra di Ivrea e nella zona di Arsago. Inizia, ma anche già iniziato. Qua, grazie all'associazione Cascina Bellezza e Cascina Lai, siamo riusciti a iniziare, grazie al loro supporto, che seguono ormai da tantissimi anni, sicuramente il sito più seguito scusate, ho un ritorno di audio. Perché mi ritorna la voce. E non sento nulla. Ok, adesso mi sembra che sia a posto. Dicevo, nel sito di Cascina Bellezza e Cascina Lai è da tantissimi anni che l'associazione che gestisce queste aree segue il monitoraggio e quindi è la stazione monitorata più a lungo, grazie appunto alla gestione da parte di questa associazione, ed è grazie a loro se appunto, quest'anno siamo già partiti col monitoraggio in quest'area, anche perché è una delle aree più precoci dove il Pelobate si riproduce, è una zona planiziale tra Poirino e Santena, dove sono presenti numerosi stagni. Due principali sono quelli dove si riproduce il Pelobate, e qui, grazie anche all'aiuto delle guardie ecologiche volontarie della provincia di Torino, e ovviamente dell'associazione che ha gestito tutto il montaggio, abbiamo iniziato a montare le barriere e abbiamo già iniziato il monitoraggio. Infatti vi faccio vedere giusto alcune immagini del sito e della costruzione delle barriere. Qua vedete il solco che viene scavato per interrare la barriera. Qua invece delle fasi di posizionamento della barriera che viene legata appunto a dei paletti a un filo, poi viene interrata nel solco precedentemente scavato e poi vengono interrati quei secchi che funzionano da trappole a cadute per il Pelobate. Qua alcune fasi della realizzazione e qua invece in fondo il riposo dopo la fatica di realizzare la barriera, che è stata realizzata su un perimetro di 800 metri, quindi decisamente una grande area di monitoraggio. E qui abbiamo già avuto anche i primi dati di ingresso del Pelobate. Qua vedete la barriera che corre attorno a diverse zone umide utilizzate per la riproduzione del Pelobate. E questo è uno dei primi Pelobati giunti alla barriera già pochi giorni dopo l'installazione, anzi qualcuno già il giorno stesso dell'installazione della barriera. Ovviamente gli aggiornamenti del progetto si possono trovare anche sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram del Life in Summe, così qui vi metto i riferimenti. Allora, direi che almeno la parte iniziale della presentazione, cioè un po' chi è il Pelobate e come è nato il progetto, può essere conclusa. Diciamo che se avete qualche domanda adesso,
Vedo che ce n'è già una in chat a cui rispondo e poi passo alla prossima presentazione, che invece è quella relativa alle altre specie che si possono trovare durante il monitoraggio, perché se ci aiuterete, chi ci aiuterà poi ci affiancherà nel monitoraggio a barriere, ha la possibilità di incontrare numerose specie, quindi faccio una piccola carrellata delle altre specie presenti. Una cosa che non ho detto è che il pelobate è molto esigente, quindi se lo stagno di riproduzione va bene per il pelobate, normalmente va bene a quasi tutte le altre specie di anfibi presenti, per cui è anche chiamata specie ombrello. Sono quelle specie che se tu tuteli quella specie, tuteli anche tutte le altre specie presenti in quell'area. Allora, per quanto riguarda la differenza del numero di maschi nelle femmine, diciamo che è una caratteristica comune in quasi tutte le specie di anfibi e tendenzialmente è determinato dal fatto che i maschi maturano prima delle femmine. Significa che, per esempio, nel pelobate a 1 o 2 anni. Mortalità nei maschi e quindi c'è un numero maggiore di maschi. Le femmine invece giungendo al terzo anno hanno un anno in più di pressione legata alla mortalità. Quindi è normale che negli anfibi ci sia un maggior numero di maschi. In quasi tutte le specie i maschi sono maggiori delle femmine proprio perché maturano prima e quindi ce ne sono di più. Il pelobate è un rospetto abbastanza piccolino perché appunto raggiunge insomma, 6 centimetri al massimo. Diciamo che le femmine sono un po' più grandi dei maschi, quindi i maschi sono un pochino più piccolini, 5, 4-5 centimetri, mentre le femmine 6 centimetri. Allora, per quanto riguarda invece le popolazioni presenti nel Ferrarese, non si hanno più notizie. Diciamo che tutta la parte della Lombardia e tutta la parte appunto, diciamo, centro-orientale della Lombardia non ci sono più dati, conferme di presenza di pelobate negli ultimi 5 anni. Ci sono ancora dei dati di qualche anno fa, 2005-2006, nella zona di Cremona, in alcune Langhe. Quest'anno c'è un altro LIFE, progetto LIFE, nella Lombardia, il LIFE Gestire, che prevede un ricontrollo dei siti lombardi lungo il Po. Infatti speriamo che nell'ambito di questo progetto, anche noi nell'ambito del progetto LIFE in Subicus andremo a cercarlo, e si spera di trovare ancora qualcosa. Diciamo che molte delle popolazioni di quest'area erano legate al Po e il Po in quest'area ha subito numerosissimi problemi conservazionistici, dalle specie allottone alle diciamo, specie invasive come il gambero della Louisiana e poi tutti quei problemi legati alla regimentazione del fiume. Altra domanda, l'achetridiomicosi, diciamo che nei siti di presenza di pelobate non è ancora stata confermata, ma non sono stati analizzati tutti i siti, ed è prevista un'analisi dei siti anche nel progetto Life in Subicus, che raccoglieremo a tappeto, diciamo, dei campioni per verificare la presenza del chitridio. Dopo vi dico qualcosa sul chitridio nella parte relativa alla conservazione. È una specie planiziale, mi chiedono l'altitudine, diciamo che il massimo sono 300-400 metri di altitudine perché è una specie che ama il caldo, quindi tendenzialmente le aree moreniche di Ivrea sono la zona in cui raggiunge quote più elevate, ma tendenzialmente è una specie di pianura.
Allora, sono state fatte delle analisi genetiche in passato. Nonostante l'isolamento delle popolazioni, si è visto che la maggior variabilità a livello europeo di questa specie sono proprio le popolazioni italiane. Quindi, per quanto isolate, sono anche molto variabili dal punto di vista genetico, per cui anche in questo caso abbiamo previsto un'analisi genetica a tappeto che ci darà poi indicazioni sull'azione di ripopolamento. Ovviamente noi andremo a ripopolare da un sito all'altro solo se la genetica ci dirà che va fatto, cioè che va fatto per migliorare la conservazione. Cioè, se evidenziamo che ci sono degli effetti di impoverimento genetico in alcune popolazioni, andremo a spostare degli individui per arricchire la diversità genetica di quelle popolazioni. Ok, sì, anch'io avevo un brutto ritorno audio, ma che adesso mi sembra che sia passato. Ok, sì, era quello il problema. Allora, sì, nel 2007 ho presentato questo dato di Valmorea che noi abbiamo aggiornato con una pubblicazione recente. Siamo andati in quella zona di Como, ma non è stato più trovato un sito idoneo. È stato ipotizzato che fosse legato a alcuni o bacini di cava poi dismessi, o alcuni siti non più presenti, perché comunque è stato cercato in zona, è stato trovato anche un sito potenzialmente buono, ma non è stata confermata più la presenza. Diciamo non ricerche proprio estensive, ma un minimo di controllo di una ventina di siti attorno alla frazione di Valmorea sono stati controllati. L'unica zona dove è stato riconfermato a Como e Oltrona San Mamette è che è il sito preso in considerazione nel progetto Life in Subricus che fa capo alla pineta di Appiano Gentile. Un sito molto interessante perché si tratta di una popolazione isolata, ma comunque sembra abbastanza consistente. Ok, vedo che le domande sono finite. No, al momento non ho ancora caricato una slide. Passo alla prossima presentazione. Datemi solo un secondo. Ok, dovrebbe partire. Anche in questo caso le domande le facciamo, mettetele pure sulla chat, rispondo poi alla fine. Controllo solo come siamo con i tempi per vedere se devo velocizzare un pochettino. Allora, questa parte della presentazione è relativa alle altre specie che potete trovare nei siti di presenza di pelobate. Quindi diciamo che è un po' la batracofauna della pianura e della collina della zona padana, appunto, che come abbiamo visto è l'area di presenza del pelobate. Rapidamente, gli anfibi, come sapete, sono divisi in tre grandi gruppi che sono urodeli, quindi salamandre e tritone, anuri, che sono rane, rospi e raganelle, e apodi, che non abbiamo in Europa, quindi salterò, che sono invece specie fossorie che vivono principalmente in aree tropicali. Indispensabile per gli anfibi è capire un po' il ciclo, riproduttivo, perché è alla base di tutto, sia dalla conservazione che insomma anche dei monitoraggi, perché se non si capisce qual è il ciclo non si riesce neanche a monitorare e avere i dati in maniera corretta. È un pochino diverso tra urodeli e anuri. Gli urodeli hanno un ciclo, diciamo, che è quello più basale, che parte da un uovo deposto singolarmente in ambiente acquatico, una larva sempre acquatica simile, però come forma all'adulto, un neometamorfosato
simile all'larva, ma ormai in grado di vivere in ambiente terrestre, e poi un adulto che vive in ambiente terrestre ma può tornare in acqua a riprodursi. Gli anuri è un pochino diverso perché le larve sono modificate rispetto a questo ciclo degli urodeli e hanno una larva particolare che è normalmente chiamata girino, che ha questa grande testa e una coda e poi ha una fase di metamorfosi molto vistosa in cui al termine diciamo della primavera, inizio estate, gli spuntano le quattro zampe, esce dall'acqua, nel momento in cui esce dall'acqua è già simile all'adulto e poi può impiegare alcuni anni per tornare a riprodursi nel sito acquatico. La gran parte degli anfibi, a differenza di quanto si crede, stanno in acqua solo per la riproduzione nella fase larvale. Unicamente alcune specie stanno vicino all'acqua tutto l'anno. Un classico caso sono le rane verdi, che poi vedremo, che sono quelle rane che sentite gracidare o che si buttano nello stagno quando vi avvicinate. Tra le specie iniziamo dagli urodeli, la salamandra pezzata, che sicuramente avete già visto, può trovarsi raramente nei siti di presenza di pelobate, ma ci è già capitato, è un animale legato al bosco e normalmente si riproduce in acque più fresche, ruscelli o sorgenti. Però, per esempio, nella zona morenica di Ivrea, ma anche ad Arsago, si può trovare larve di salamandre anche nelle aree dove si riproduce il pelobate, purché ci sia un bosco ben sviluppato, perché l'adulto ha comunque bisogno di condizioni di umidità molto elevate. La salamandra pezzata sicuramente l'avete incontrata nelle giornate di pioggia. Diciamo che rispetto a quanto vi dicevo del ciclo degli urodeli, la differenza è che lei depone delle larve già abbastanza grandicelle direttamente in acqua, quindi le prime fasi di sviluppo uova sono all'interno del corpo della femmina. Poi la femmina va verso un sito acquatico, che può essere un ruscello, una sorgente o anche uno stagno in mezzo al bosco, e depone queste larvette già abbastanza sviluppate, che si riconoscono per avere delle branchie molto piccole, una macchia gialla alla base delle zampe, un po' la caratteristica che le rende riconoscibili. E qua sono alcuni esempi di ambienti che può utilizzare, quindi i boschi, ruscelletti anche con una certa corrente, e in alto vedete una larva già pronta alla metamorfosi, in cui si vedono già delle macchie gialle che poi saranno caratteristiche dell'adulto. Ma si trova spesso anche in ambienti antropizzati, come piccole sorgenti o piccoli anche queste strutture, appunto grottini di sorgente, purché ci sia un accesso, ovviamente. Sono animali che devono poter accedere al sito riproduttivo, quindi se le pareti sono troppo verticali non riescono a utilizzarle, però convive abbastanza bene con queste strutture artificiali. Vedete alcune larve in ambiente acquatico che di solito non stanno neanche nascoste e quindi è possibile appunto osservarle facilmente nelle acque che normalmente sono anche abbastanza correnti e pulite. La salamandra è una di quelle specie come il pelobate di cui vi accennavo prima, le macchie dorsali o le macchie, in genere la colorazione, può essere utilizzata per il riconoscimento individuale. Vedete in alto, per esempio, c'è una lucertola, anche nella seconda riga, nella terza c'è per esempio le macchie e le squame della testa della riga, che anche possono essere usate per il riconoscimento individuale. In basso vedete proprio la salamandra perché le macchie che ha sul dorso non si spostano, quindi la macchia che ha al momento della metamorfosi gli rimane poi, cambia magari un pochino la dimensione, ma gli rimane poi anche nell'adulto. Quindi sono tutte specie come il pelobate che possono essere identificate dalle macchie dorsali. Lo sviluppo, mi chiedevano nella chat, quanto dura, dipende dalla temperatura dell'acqua. In condizioni di acque molto fredde,
con poco da mangiare, lo sviluppo può essere molto lungo, quindi le larve possono svernare in acqua, cioè passare l'inverno nell'acqua e metamorfosare l'anno successivo. Invece in ambienti, altri ambienti, come per esempio i ruscelli appenninici o zone più calde, la larva viene deposta in primavera e metamorfosa prima dell'estate. Nelle nostre zone, quindi le zone collinari e montane della pianura padana, è molto frequente lo svernamento delle larve e quindi sono deposte adesso, ma svernano in acqua e metamorfosano l'anno successivo. Sempre per quanto riguarda gli urodeli, veniamo alle specie di tritone che si possono trovare quasi sempre insieme al pelobate e sono specie, diciamo, acquatiche, più acquatiche della salamandra, perché gli adulti tornano in acqua in primavera e stanno nell'acqua per qualche mese. Perché stanno in acqua così a lungo? Perché la fase di deposizione delle uova è abbastanza lunga. La femmina di tritone depone un uovo singolo alla volta attaccato alla vegetazione e ne depone anche 300 o più ogni femmina. Per cui questa operazione è abbastanza lunga, nel senso che la femmina non solo depone le uova attaccate alla vegetazione, ma per ogni uovo, copre ogni uovo con una fogliolina acquatica. L'uovo è adesivo, quindi con le zampe posteriori, nel momento della deposizione, il tritone copre le uova e protegge l'uovo con una fogliolina. Per cui è, diciamo, un'operazione, abbastanza lunga. Qua, vedete, siamo alla slide 3. Se la vedete, un maschio di tritone punteggiato, l'Isotriton vulgaris meridionalis. E diciamo che oltre alla fase di deposizione lunga c'è anche una fase di corteggiamento del maschio verso la femmina abbastanza lunga, per cui i tritoni stanno in acqua alcuni mesi nella fase di corteggiamento e deposizione. Questo è un maschio in livrea, quindi assume dei colori anche abbastanza vistosi per attirare la femmina. In genere tutti i tritoni hanno il maschio con colorazioni molto vistose per attirare la femmina. Qua invece alcune altre immagini di tritone punteggiato. È una specie più piccolina, con colorazioni più chiare, spesso con delle macchie, e si distingue abbastanza facilmente dal tritone crestato, che adesso vediamo, che invece ha dimensioni e colorazioni un po' diverse. In basso vedete ad esempio un uovo di tritone e la larva a fianco a destra con le branchie in fase acquatica. E queste larve invece già più vicine alla metamorfosi, che normalmente avviene a fine primavera o inizio estate. Di solito raramente i tritoni svernano, sono animali di acqua abbastanza calde e stagnante. A differenza della salamandra che utilizza ambienti correnti, il tritone punteggiato è da ambienti stagnanti, diciamo, acque calde, acque stagnante come questa. Vedete, questo è un acquitrino temporaneo, sempre nella zona morenica, con parecchia vegetazione acquatica, canneto, ma anche vegetazione sommersa, utilizzato dal tritone punteggiato. Per quanto riguarda il monitoraggio, i tritoni si possono monitorare anche col retino, proprio nella fase acquatica, retinando in mezzo alla vegetazione. Non si vedono facilmente, ma si riescono poi a catturare col retino sia gli adulti che le larve. L'altra specie molto particolare è il tritone crestato, che prende il nome da questa cresta sul dorso, che è una cresta però che si sviluppa solo durante la livrea riproduttiva, cioè non è una cresta che hanno tutto l'anno. In periodo in fase terrestre, quando non sono in acqua e non sono in momento di riproduzione, la cresta scompare, perché diciamo che è della pelle che viene prodotta, non è una cresta ossea, non è una cresta rigida, ma è della pelle in abbondanza che viene prodotta. Anche questa cresta probabilmente serve per attirare la femmina, per farsi sembrare più grande di quello che è, perché spesso le femmine scelgono i maschi più grandi. Di solito la dimensione è anche è un segno di buona salute dell'animale e quindi assumono questa cresta dorsale che può essere anche molto sviluppata. In più si forma una banda argentea sulla coda, proprio perché la coda poi è sventolata davanti alla femmina nella fase di corteggiamento. E questo invece è un
e il ventre di un tritone crestato, che è un'altra di quelle specie che con le macchie ventrali si può riconoscere individualmente. Adesso con le foto digitali è semplice, ricordo che nei primi monitoraggi si catturava l'animale e la cosa più veloce era metterlo su una fotocopiatrice e stampare il ventre della femmina. Questa vedete in alto una femmina in fase terrestre, in basso due embrioni in fase di sviluppo. Il tritone crestato come il tritone punteggiato sono in forte declino, un po' come il pelobate, proprio perché anche loro hanno delle fasi larvali molto delicate, sono molto piccole e vengono predate facilmente. Per cui, come il pelobate, anche i tritoni sono in forte declino, anche se non marcato come il pelobate fosco. Qua vedete una larva, già un po' più grandicella. Le larve di tritone, vivendo in ambienti stagnanti, hanno delle branchie molto sviluppate, più lunghe di quelle della salamandra, proprio perché le branchie gli servono per assorbire il minor ossigeno che c'è negli ambienti, diciamo, stagnanti. E questo è un classico, ambiente da tritone crestato, quindi acquitrini ricchi di, vegetazione acquatica. Questa, per esempio, giusto per farvi vedere alcune tecniche di monitoraggio, è per esempio una sorta di nassa fatta con una bottiglia che viene messa semigalleggiante nello stagno e può funzionare da trappola per il tritone. Gli animali entrano dalla bocca della bottiglia e rimangono intrappolati all'interno. Poi, sulla parte posteriore della bottiglia che sta fuori dall'acqua, vengono praticati dei buchi, ovviamente per permettere il passaggio dell'ossigeno. Oppure vengono conficcate all'interno, conficcate con un bastone, sempre in acqua. Questa è solo giusto per farvi vedere un'altra tecnica di monitoraggio che si può usare sui tritoni. Arriviamo, agli anuri. Per quanto riguarda gli anuri, iniziamo dalla raganella. La raganella è un po' diversa dalle altre specie, di anfibi perché è una delle poche specie arboricole, quindi che riesce ad arrampicarsi sugli alberi, trascorre gran parte della fase terrestre sugli alberi e poi scende in acqua per riprodursi. E il fatto che abbia questi piccoli ingrossamenti sulle dita è proprio la caratteristica che gli permette di arrampicarsi bene sulle strutture arboree. È anche, diciamo, una delle specie più fotogeniche tra gli anfibi, infatti viene sempre benissimo in foto, e ha questa colorazione verde brillante che però può avere delle variazioni marrone, talvolta quando gli manca un pigmento si trovano anche raganelle azzurre. È una specie che canta molto forte, infatti si può sentire il canto anche a, diciamo, numerosi metri di distanza dallo stagno, perché ha un sacco vocale sotto la gola molto grande che amplifica il suono. Adesso provo a farvelo sentire sempre col mio microfono. Ok, un suono molto caratteristico, quindi abbastanza non confondibile con altro e quindi che può essere anche utilizzato per il monitoraggio, perché se si sente cantare la raganella si sa che c'è un sito di riproduzione. È una specie
che riesce a completare lo sviluppo molto rapidamente, quindi il girino schiude e si sviluppa molto rapidamente. Infatti è una delle poche specie che è ancora presente nella zona delle risaie. Un tempo, quando diciamo, la tecnica agronomica delle risaie era di vecchio tipo, quindi in cui allagavano le risaie da aprile fino ad agosto, erano presenti tantissimi specie di anfibi nelle risaie. Adesso che fanno delle asciutte molto frequenti e rapide, sono spariti quasi tutte le specie di anfibi sono spariti dalle risaie, ma la raganella e le rane verdi, che hanno uno sviluppo molto rapido, riescono ancora a colonizzarle. In più sono an animali che amano il caldo e nelle risaie la temperatura dell'acqua può raggiungere temperature molto elevate e quindi permettere anche uno sviluppo rapido. Questo è un ambiente classico da raganella, quindi acquitrini temporanei con moltissima vegetazione e ben esposti al sole. Questa non è una risaia, ma ci assomiglia molto come caratteristiche ecologiche. L'altra specie che normalmente si vede più facilmente, anche chi non è appunto più addetto ai lavori, è il rospo comune perché è molto grande, ha una fase terrestre molto lunga e si sposta a distanze molto grandi, quindi si può trovare anche più distante dai siti di riproduzione acquatico, quindi nei boschi, vicino alle case, nelle cantine. E poi in primavera si riproduce in maniera, diciamo, esplosiva e quindi moltissimi animali, se il sito riproduttivo si trova nelle vicinanze di una strada, moltissimi animali attraversano le strade e possono venire anche schiacciate. Per questo motivo, in molte situazioni, se c'è un gruppo di associazioni o delle persone sensibili, si cerca di mettere in piedi, e la provincia di Torino, per esempio, l'ha fatto e lo fa da molti anni, dei sistemi di salvataggio di questi rospi, mettendo delle barriere simili a quelle del monitoraggio, ma che non permettono il passaggio degli animali sulla strada. Gli animali anche qui vengono catturati lungo le barriere o alcune trappole e gli si aiuta ad attraversare la strada senza venire schiacciati. Perché ovviamente se il traffico della strada è molto elevato, c'è il rischio di decimare la popolazione fino all'estinzione completa. Il rospo comune, come vi dicevo, è grandicello. Depone le uova in cordone, quindi non in ammassi, fa dei cordoni molto lunghi, anche di alcuni metri, li vedete in basso, nell'immagine. È molto precoce, quindi adesso è già in riproduzione, soprattutto con le piogge di oggi e di ieri. Diciamo che è già partito a metà febbraio, anche prima, e in questo periodo si esaurisce un po' la sua migrazione riproduttiva. Anche in questo caso ho un breve suono un po' distorto da farvi sentire. Ok, qua vedete dei cordoni di uova e in basso un piccolo neometamorfosato di rospo. Questo è giusto per farvi vedere o farvi notare che non c'è rapporto tra la dimensione della metamorfosi dei giovani e poi la dimensione adulta, perché per esempio il rospo che raggiunge dimensioni maggiori tra gli anfibi presenti da noi, ha dei metamorfosati estremamente piccoli, di solito mezzo centimetro, mentre il pelobate, che arriva solo, come dicevo, a pochi centimetri l'adulto, ha già il metamorfosato di 2-3 centimetri, quindi già quasi grande come l'adulto. Questo dipende appunto dalla ecologia larvale che hanno queste specie. Giusto per farvi capire che spesso il problema di conservazione degli anfibi è legato al sito riproduttivo, non tanto all'ambiente terrestre, perché si adattano abbastanza bene anche in zone un po' antropizzate, ma se il sito di riproduzione invece non funziona, non va bene per lo sviluppo
sviluppo delle larve, allora sparisce anche la specie da una determinata area. Questa è un'altra particolarità del rospo. I girini, per difendersi, tendono a fare degli ammassi, molto consistenti, proprio perché la tecnica di aggregazione è una delle strategie, naturali, di difesa dai predatori. Quindi qua vedete un ammasso di girini di rospo, in un sito acquatico. E qua vedete per esempio l'ammasso che si muove all'interno dello stagno. Quindi ogni tanto è facile da vedere negli stagni, facile accertare la presenza del rospo negli stagni proprio perché si vedono questi grandi ammassi neri che si muovono all'interno dello stagno. E questo per esempio è un ambiente da rospo comune, ma il rospo comune, a differenza del pelobate, è una specie che riesce a tollerare la presenza di pesci. E quindi lo si trova anche in ambienti perenni, laghi, peschiere, quindi è meno a rischio di estinzione del pelobate fosco perché è ancora abbastanza diffuso. Simile al rospo comune è il rospo smeraldino, che cambia solo per la colorazione, che è molto più vivace e quindi ha queste macchie verdi sul dorso, da cui il nome rospo smeraldino. Anche questa è una specie che spesso la si trova vicino alle cascine o nelle cantine, frequenta anche zone abbastanza antropizzate. Il canto è abbastanza diverso, provo rapidamente a farvelo vedere, ed è un trillo. Per il resto, come appunto dicevo, forma è molto simile al rospo comune, cambia un po' l'ecologia perché è una specie che si riproduce in ambienti molto caldi e spesso pozzanghere anche in zone antropizzate come cave o altri ambienti. Infatti è una delle specie che, pur non essendo frequentissima in pianura padana, sicuramente non ha, diciamo, subito un drastico calo. Anzi, è possibile che ai tempi in cui la pianura padana era tutta boscata, la specie fosse quasi assente e si è un po' espansa proprio grazie all'antropizzazione, perché va a colonizzare ambienti aperti anche alterati dall'uomo, come vi dicevo, cantieri, scave, pozzanghere, proprio perché ama ambienti effimeri con temperatura dell'acqua molto alta, anche se poi si adatta anche in bacini artificiali o altre strutture. Siamo alle ultime specie di anfibi di cui vi parlo e sono le rane. Si distinguono in due grandi gruppi, le rane verdi e le rane rosse. Le rane verdi sono le classiche rane che vivono spesso vicino allo stagno, che sono le classiche rane che sentite gracidare e che sentite saltare nell'acqua appena vi avvicinate a uno stagno, proprio perché sono acquatiche e non si allontanano tanto dallo stagno di riproduzione. Hanno questa colorazione verdastra da cui il nome. E il gracidio è quello che dovreste aver già sentito, perché lo sentite anche di giorno vicino agli stagni. Le rane verdi sono abbastanza diffuse e si pensava non avessero grossi problemi di conservazione fino a una decina, quindicina di anni fa, perché la loro abbondanza era abbastanza elevata. Purtroppo, negli ultimi anni è stata introdotta una specie alloctona di rane verdi che arriva dall'est, che si chiama rana ridibonda, che è molto simile alle nostre rane verdi e spesso senza genetica,
non si riesce a distinguere, però canta in maniera molto diversa, il suono è molto diverso, e sembra che pian piano stia soppiantando le nostre rane verdi autoctone. Quindi un altro problema di introduzione di specie alloctone che in maniera diciamo un po' subdola, perché probabilmente con meccanismi genetici di incrocio e poi di prevaricazione, sta facendo scomparire una specie alloctona che fino a 10-15 anni fa si riteneva senza problemi, senza pericoli di scomparsa a breve termine. Le ultime specie appunto invece sono le rane rosse. Ci sono diciamo due specie principali che si trovano negli ambienti del pelobate fosco e sono la rana agile, sicuramente una delle specie più comuni di rana, che si chiama rana agile proprio perché ha delle zampe posteriori molto sviluppate che gli permette di fare dei lunghi salti. Diciamo che è una delle poche specie che riesce a saltare anche la barriera di monitoraggio senza grossi problemi. Quindi, se si volesse monitorare specificatamente questa specie, le barriere per il monitoraggio dovrebbero essere molto più alte. Si chiamano rane rosse perché la colorazione può andare dal marroncino al rossastro e le distingue un po' dalle rane verdi che invece hanno queste tonalità verdastre. Le ovature sono dei grossi ammassi che poi galleggiano sull'acqua, quindi sono anche facili da vedere e anche da contare. È utile sapere che ogni rana, ogni femmina di rana, depone un'unica ovatura. Quindi, conteggiando il numero di ovature in uno stagno, si riesce a capire il numero di femmine, quindi si riesce a capire anche quanto è grande la popolazione senza altre tecniche di monitoraggio. È facile, basta andare nel periodo giusto allo stagno, contarle e sapere quante femmine ci sono. Il canto invece è più difficile da sentire perché è un altro di quei canti emessi sott'acqua. Ed è registrato ovviamente con un idrofono perché in ambiente esterno raramente lo si sente. Questo è un girino di rana agile, giusto per farvi vedere che anche i girini, pur essendo difficili da identificare, si riescono a identificare abbastanza bene. Quindi anche retinando in uno stagno è possibile capire quali specie si sono riprodotte all'interno di questo stagno. Qui altri ammassi di rana agile, e invece poi in basso qua a sinistra un ammasso della prossima specie che vediamo e che è la rana di Lataste. Questo invece è un ambiente tipico di rana agile, zone umide, spesso vicine a un bosco, perché comunque è una specie che trascorre gran parte della vita in ambiente terrestre. Siamo quasi alla fine, così poi passiamo all'ultima parte e poi se ho 2 minuti vi rifaccio vedere magari le prime slide che erano saltate a inizio presentazione. La rana di Lataste è una specie di notevole interesse perché è un'altra specie che viveva unicamente nella pianura padana o nelle aree limitrofe, quindi è una specie endemica. Quasi tutto il suo areale ricade in Italia e quindi diciamo che un po' l'Italia è responsabile della sua conservazione. Ed è una specie tipica, direi, degli ambienti planiziali padani e dei boschi umidi. Infatti è una specie che vive nei boschi molto umidi, che ormai sono rimasti solo più lungo le aste fluviali, mentre un tempo coprivano gran parte della pianura padana. Molto simile alla rana agile,
però ha alcune caratteristiche che la distinguono. Una è per esempio la colorazione di questa macchia bianca che ha sopra il labbro e sotto l'occhio, che si interrompe proprio sotto l'occhio, mentre nella rana dalmatina di solito prosegue sulla punta del muso. L'altra particolarità della rana di Lataste è il canto. Perché come vedete, come avete sentito, gran parte degli anfibi di cui vi ho fatto sentire il canto hanno solo un tipo di canto di richiamo. Invece la rana di Lataste ha due, diciamo, vocalizzazioni differenti, che vi faccio sentire brevemente, sono anche abbastanza particolari e registrate solo nell'ultimo decennio, prima non si sapeva quale canto emettesse. Anche questa specie emette il canto sotto l'acqua. Okay, se avete sentito, è sicuramente il primo era, diciamo, più una sorta di muggito, invece il secondo sembra quasi un pianto e sono canti di cui si sa ancora poco sulla funzione, sicuramente per attirare la femmina, ma anche magari nell'interazione con i maschi. Ed è sicuramente unica per questo motivo, tra gli anfibi delle nostre zone. Questa è una femmina di rana di Lataste, un'ovatura di rana di Lataste, simile a quelle di rana dalmatina, ma più piccoline, soprattutto gli acini della gelatina, e qualche dettaglio di queste ovature. Come vi dicevo, l'ambiente tipico della rana di Lataste sono le langhe fluviali. Questa è una langa del Ticino, l'unica area, diciamo, in Piemonte dove la specie ancora abbastanza abbondante, perché poi rimangono delle popolazioni isolate lungo il Po, lungo, per esempio in Piemonte, lungo il Po, lungo l'Orco e lungo i grandi fiumi, ma è estremamente in declino e estremamente a rischio di estinzione. Adesso vediamo poi un pochino più in dettaglio il problema della conservazione. Direi che per quanto riguarda le specie, un'infarinatura ve l'ho data, quindi se ci sono di nuovo delle domande adesso rispondo alla chat. Ne approfitto per mettere magari rapidamente le prime 5-6 slide dell'altra presentazione che in qualche modo erano andate perse, sperando che adesso la connessione funzioni meglio, così chiudiamo la parte delle specie, perché ci tenevo che vedeste. Dunque, le due immagini, le cinque immagini sul pelobate fosco. Ok, queste forse erano quelle che un pochino erano andate perse. Erano principalmente le immagini del pelobate, come dicevo, a questo aspetto un pochino globoso, con le macchie rosse e le macchie invece dorsali. Questo è un giovane metamorfosato già molto grande, come dicevo, il girino viene molto molto grande. Questa è la sua pupilla verticale, tipica appunto di questa specie, che in pianura padana non ci sono altre specie che hanno questa pupilla verticale, quindi anche per il riconoscimento è molto utile. Il suono probabilmente l'avevate già sentito, quindi non ve lo faccio risentire. E questa è l'altra immagine caratteristica del girino, vedete in basso la larva che può insomma, superare i 10 centimetri, unica tra gli anfibi nostrani presenti in pianura padana. E vedete in alto il nome metamorfosato. È molto, tra l'altro, utile anche per il monitoraggio il fatto di avere un nome metamorfosato molto grande, perché come abbiamo fatto noi, è possibile marcare già il neometamorfosato sia con quell'elastomero fluorescente di cui vi accennavo, sia anche con
con il chip, perché i chip sono molto piccoli e quindi si riescono già a inserire nel neometamorfosato e quindi ci dà praticamente, poi durano tutta la vita dell'animale e quindi un chip inserito sul neometamorfosato ci dà poi la storia di quell'individuo anche negli anni successivi se viene ricaricato. E questo niente, era l'immagine da cui ho ripreso la presentazione prima. Daniele, Sì. se posso aiutarti, magari ricapitolandoti le domande che sono state fatte, così non devi scorrere sulla Sì, chat. perfetto. Ha avuto molto successo la salamandra. Ci si chiedeva se fosse ovovivipara, quanto durasse la metamorfosi e se le larve che si trovano adesso sono state deposte come uova nell'anno scorso o sono già di quest'anno. Ok, sì, le larve, come dicevo, vengono deposte, sì, ovovivipara, quindi le prime fasi, le uova e la larva si sviluppano all'interno del corpo della madre, quindi al momento del, diciamo, parto, le larve che vengono rilasciate sono già grandicelle. Quindi quelle che si trovano adesso, se sono piccoline, sono state deposte adesso e sono già, nello stadio appena partorite, quindi hanno già la forma di larva e sono già qualche centimetro. Se invece sono un po' più grandicelle già adesso, sono larve dello scorso anno che hanno svernato in acqua, perché in ambienti con poco cibo e basse temperature lo sviluppo si allunga moltissimo e quindi ci mettono più anni, 2 anni a metamorfosare. Invece sui tritoni ci si chiedeva se il monitoraggio venisse fatto una volta con una scatoletta di legno all'interno della quale veniva posizionata una spugna. Per la fotografia forse. No, se Quindi no, per dunque, il immagino. monitoraggio c'è scritto nella domanda con coperchio trasparente e foto del tritone. Sì, diciamo che sì, c'era anche, diciamo che quando non c'erano le digitali. Allora, prima cosa che ricordo è questa strana tecnica molto particolare, solo se uno aveva una fotocopiatrice in cui metteva l'animale e stampava subito la fotocopia per avercela subito, se no dovevi fare le foto e poi svilupparle ed era più complicato. Successivamente, sì, per standardizzare un po', si possono utilizzare strutture più o meno variabili, sì, c'è una scatoletta trasparente in cui l'animale viene tenuto o schiacciato un pochettino per avere una foto del ventre, giusto per standardizzare un po' e appiattire l'animale in modo che le pieghe non distorgano la foto. Non c'erano altre domande su questa seconda presentazione. Ok, allora passo alla terza presentazione rapidamente, così se non ci sono poi ancora domande, c'è tempo. Allora. Ok, vedo una domanda sulle specie alloctone, dico qualcosa adesso nella presentazione, poi se non ho detto tutto ne riparlo alle domande. Ok, e poi vi dico anche qualcosa sulla pratica nel monitoraggio sui siti. Allora, rapidamente insomma, piaceva darvi 2 informazioni. Adesso sì, dovrebbe essere partita sulla conservazione, perché diciamo che tutti questi progetti, tutto il lavoro che facciamo sugli anfibi ha come a fine la conservazione di queste specie, diciamo che poi si può abbinare degli studi scientifici più di dettaglio o meno, ma il fine adesso del Life in Subricus è proprio contrastare le minacce di scomparsa delle specie. E gli anfibi sono un gruppo in cui le minacce sono tante e il declino è molto rapido. Diciamo che già una decina, quindicina d'anni fa era emerso il problema in maniera consistente, perché una ricerca condotta su larga scala aveva evidenziato come il 30% delle specie di anfibi, quindi a livello di classe, sicuramente la classe più problematica, fosse o minacciata di estinzione o già scomparsa.
una quarantina di specie, adesso sono di più, erano state confermate sicuramente come estinte. E di 120 non si aveva più osservazione in natura, quindi può essere o perché sono difficili da osservare o perché sono anche loro estinte. E comunque di tutte le specie presenti, le popolazioni di tutte le specie di anfibi erano comunque in declino, cioè il 42% di tutte le specie ha delle popolazioni in declino numerico, quindi non scomparse, ma i cui numero sta diminuendo. Beh, questo era semplicemente in rosso un numero che indicava le specie estinte, in giallo alcune minacciate, un po' a livello globale, giusto per farvi vedere che il problema è un po' ovunque, non solo negli ambienti antropizzati come l'Europa o l'America, ma anche le zone tropicali. Quindi sicuramente è un problema un pochino più complesso che non semplicemente la scomparsa degli habitat. E quindi di cui ci occupiamo noi è proprio conservare la biodiversità degli anfibi. Questo per esempio è un'immagine che vi fa vedere il numero di specie di anfibi a livello globale. Abbiamo degli hotspot che sono per esempio la foresta pluviale, ma abbiamo delle aree di altissimo numero di specie anche in Europa e quindi anche nelle zone temperate. Solo appunto le aree desertiche e le aree polari, diciamo, sono poco ricche di anfibi, proprio per questioni legate alle temperature. Diciamo che se vogliamo raggruppare le cause di declino degli anfibi possono essere un pochino riassunte in queste, cioè la distruzione dell'habitat, spe le specie alloctone, l'introduzione di specie alloctone, l'insorgenza di patologie, l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la distruzione dell'habitat, scusate, è abbastanza evidente, non ci sono grossi misteri relativi alla distruzione dell'habitat. Ed è praticamente la causa principale il consumo di suolo sia per aree industriali ma anche per aree agricole. Qui, per esempio, vedete una foto degli anni 50 nella zona di Bologna, se non erro, in cui già il fiume aveva ancora un'area di espansione abbastanza larga, ma già attorno c'era una forte pressione agricola che però prevedeva la presenza di appezzamenti di solito di piccole dimensioni, separati da siepi o fossi e quindi con ancora un minimo di biodiversità, già probabilmente ridotta, rispetto al passato. Questa è la stessa zona, da Google Earth, attuale. Diciamo che tutta zona agricola è scomparsa per area urbana e tutta la zona fluviale è stata ridotta appunto notevolmente per quanto riguarda l'ampiezza del corso idrico. Questo è già una delle prime cause, lo sviluppo soprattutto nella pianura padana e il consumo di suolo in quest'area. Qua vedete una carrellata di vari ambienti utilizzati dagli anfibi, utilizzati diciamo molto idonei agli anfibi, quindi molto ricchi di specie, molto ricchi di densità, quindi abbondanza di popolazioni. Sono tutti ambienti abbastanza ancora naturali, sia esposti che più nel bosco, comunque ricchi di solito di vegetazione acquatica e di un ambiente terrestre ben conservato all'esterno. La particolarità di tutti questi ambienti che vi ho fatto vedere è quello di essere temporanei, cioè tutti questi ambienti, se visitati in estate, sono asciutti. Cosa succede agli ambienti temporanei? Sono tendenzialmente bonificati molto più rapidamente degli ambienti perenni, perché è molto semplice andare a bonificare le aree asciutte in estate. Quindi sono gli ambienti che più hanno risentito del consumo di suolo, perché sicuramente molto più facili da bonificare o interrare, proprio perché mentre gli ambienti perenni magari sono profondi, hanno sempre acqua e anche a livello di costi di interramento è maggiore, gli ambienti temporanei, spesso col riporto di terreno in fase asciutta, vengono completamente colmati.
L'altro problema è quello delle specie allottone. Alcune specie di pesci a livello planiziale, questo è un problema sicuramente non solo per gli anfibi, ma anche per i pesci autoctoni. Tenete presente che nel Po ci sono più del 50% delle specie presenti allottone. Quindi adesso la fauna ittica è composta prevalentemente da specie allottone. Ovviamente le specie allottone vanno a influire sugli equilibri di predazione e competizione sia sugli altri pesci allottoni, autoctoni, ma sia sugli anfibi. Quindi in ambiente planiziale è la principale causa di scomparsa degli anfibi lungo i fiumi. Ma questa problematica, per esempio, è presente anche in ambienti montani. Tenete presente che tutti i laghi alpini dove non c'è un collegamento con il reticolo idrico, quindi non c'è un emissario di grande portata, non dovrebbero esserci pesci. E quindi tutti i pesci che si trovano ora nei laghi alpini sono specie introdotte dall'uomo a fini di pesca sportiva. Quindi in ambienti dove non dovrebbero esserci pesci si trovano diverse specie, non sono tante quelle che reggono i climi dei laghi alpini, ma comunque salmerini, sanguinerole, scazzoni sono stati, e trote ovviamente, sono stati introdotti in massa nei laghi alpini e hanno determinato la riduzione e la scomparsa delle specie di anfibi, in questo caso la rana temporaria, che è l'unica specie alpina. L'altro grande problema è la stocofauna alloctona, questo è il gambero della Louisiana. A differenza del nostro gambero, vive in ambienti caldi e stagnanti e quindi è andato a colonizzare gli ambienti dove vivono gli anfibi e preda attivamente le larve e gli adulti. Questa è una delle cause della riduzione forte del pelobate nella zona di Cascina Bellezza, di cui avete visto le immagini prima, per cui l'associazione da anni che sta portando avanti interventi di eradicazione della specie, per ridurre appunto, diciamo più che eradicazione, contenimento della specie. Ma poi ci sono altre specie come le tartarughe palustri americane che sicuramente predano le larve di anfibio. La nutria, che non preda direttamente gli anfibi, anche se è già capitato di vederla predare anfibi, anche se più vegetariana, però distrugge la vegetazione acquatica. Quindi in alcuni casi il sito è proprio rovinato dal punto di vista morfologico a causa della presenza della nutria. L'insorgenza di patologie, c'erano delle domande prima nella chat. La chitridiomicosi è sicuramente una delle preoccupazioni maggiori per gli anfibi che è emersa negli ultimi anni, perché è stata la causa di scomparsa completa di numerose popolazioni anche in ambienti ben conservati, probabilmente legato anche al cambiamento climatico. Sono appunto numerosi gli articoli su questa patologia che è causata da un fungo, il Batrachochytridium, di cui adesso sono state trovate più specie, e che può portare alla scomparsa rapidissima nel giro di pochi anni di intere popolazioni, con fenomeni di mortalità di massa difficilmente contrastabili, perché in natura non si possono sterilizzare gli ambienti e quindi c'è poco da fare se non cercare di contenere la diffusione. Le immagini di mortalità di massa relative alla chitridiomicosi, che dà proprio disfunzioni nella respirazione, porta la morte degli individui, soprattutto nel momento in cui sono concentrati. Qua alcuni dati, è presente un po' ovunque, diciamo che ci sono pochi dati per l'Asia, però in quasi tutti gli altri stati è stata trovata. Diciamo che due cose. Qua vedete per esempio alcuni screening che avevano fatto già diversi anni fa di popolazione di anfibi. I puntini rossi sono presenza di chitridio. Quindi, come vedete, ahimè, è presente anche in Italia. Diciamo che la situazione è meno preoccupante in alcuni casi perché solo alcuni ceppi di questo fungo sono virulenti o comunque portano a fenomeni di mortalità di massa. Per esempio, adesso in Piemonte abbiamo conferma di presenza di chitridio in numerose aree dove sono presenti anfibi,
ma non si osserva una mortalità degli anfibi presenti. Quindi è possibile che i ceppi attualmente presenti in Italia non siano quel tipo virulento che ha portato a far scomparire alcune specie, però è sicuramente una preoccupazione notevole per la conservazione degli anfibi. L'inquinamento è un'altra delle cause estremamente diffuse a livello della pianura padana e forma e soprattutto produce questi fenomeni di eutrofia dell'acqua, talvolta anche molto, molto precoci, che portano soprattutto a una riduzione della schiusa delle uova, perché vengono praticamente soffocate dalle alghe. Questo è, per esempio, un fosso di risorgiva che dovrebbe avere dell'acqua molto pulita, ma tendenzialmente il livello di inquinante nei terreni circostanti è così alto che anche le risorgive che dovrebbero essere con acqua più pulita presentano spesso questi fenomeni di eutrofia legati anche all'aumento termico, diciamo un po' anomalo, come per esempio qualche settimana fa a febbraio, che favoriscono la fioritura algale e spesso determinano, se non la morte di tutti gli embrioni, riducono decisamente il numero di larve che schiudono. Poi, vabbè, ci sono classici casi di spazzatura portata dai fiumi, questo è la condizione tipica lungo il Po nella zona Valle di Torino, in cui si formano grandissimi accumuli di spazzatura, spesso è solo plastica, che quindi crea solo quell'inquinamento da plastica già noto, ma invece in alcuni casi sono confezioni ancora magari con all'interno dei prodotti dannosi. E poi ci sono ovviamente i cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che da un lato sono stati associati a questo aumento delle patologie, cioè la variazione di temperature di pochi gradi può determinare l'insorgenza o l'aumento della sensibilità ad alcuni patogeni. E di patogeni, appunto, sappiamo che con i patogeni non si scherza, soprattutto ultimamente. E poi ci sono invece i cambiamenti climatici legati alla variazione nell'intensità e nella regolarità dei periodi piovosi. Osserviamo adesso, negli ultimi anni, per esempio, dei periodi di siccità che determinano l'asciutta di alcuni siti nel periodo in cui dovrebbero riprodursi gli anfibi, oppure asciutte precoce o ancora delle piene improvvise, devastanti, molto rapide, ma che possono avvenire magari in autunno o in primavera e che possono determinare degli impatti negativi sulle popolazioni fluviali.